Under the COINTELPRO program, many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, systematically fed false accusations and fake news articles to the press, accusing me and other activists of crimes we did not commit. Although in my case the charges were eventually dropped or I was eventually acquitted, the national and local police agencies created a situation where, based on their false accusations against me, any police officer could shoot me on sight. Perché non vieni alla festa con me? Chiese il ragazzo. È a casa mia e sono sicuro che ti divertirai. Alla fine dissi di sì. Sembrava così gentile. Viveva in una casa popolare vicino allo Spanish Harlem. Quando arrivammo a casa sua non c'era nessuno. Feci per andarmene, ma mi disse che i suoi amici erano tutti a una gara di ballo e che sarebbero arrivati più tardi. Dopo un po' suonò il campanello ed entrò un mucchio di gente. Dopo un minuto notai che erano tutti ragazzi. «Scusa un attimo», disse il ragazzo. Andarono tutti in un'altra stanza per un minuto. Quando tornarono, stavano bisbigliando e parlando sottovoce ed ero sicura che stessero tramando qualcosa. «Dove sono le ragazze?» chiesi. «Stanno arrivando?» Uno venne a sedersi vicino a me. Mise la mano sulla mia gamba, la spostai. «Dai, bimba, non fare così!» «Dai, vieni qui!» disse uno di loro. Sentivo che c'era qualcosa che non andava. Non sapevo cosa avessero in mente, ma sapevo che avevano in mente qualcosa. Presi la mia borsetta e il mio maglione. «Devo andarmene!» «No, carina, non te ne vai da nessuna parte!» «Devo andare!» Incominciai a camminare verso la porta. Uno di loro mi afferrò il braccio e mi strappò dalla porta. «Metti giù il culo, Troia, abbiamo dei progetti per te!» Ora lo sapevo, avevano deciso di violentarmi. Avevo sentito parlare di cose del genere, ma non avrei mai pensato che sarebbe potuto accadere a me. Rimasi seduta tranquilla per un minuto, poi balzai selvaggiamente verso la porta, cercarono di afferrarmi e io combattevo come una dannata. La lotta non durò a lungo perché nel giro di un minuto mi tenevano a terra, tirarono su la mia maglietta e mi sfilarono il maglione. Urlavo e gridavo. «Chiudi la bocca, puttana!» disse uno dandomi uno schiaffo. Chiesi pietà, gli dissi che ero vergine. «C'è sempre una prima volta, piccola!» sogghignò uno di loro. Pregavo e imploravo e gridavo. Non potevo credere che fossero così spietati, ma lo erano. Il ragazzo che mi aveva portato lì stava litigando con un altro su chi dovesse essere il primo. Non ci potevo credere, era un incubo. Continuavano a litigare come se non fosse un essere umano, come se fosse un oggetto. Mi sentivo così spaventata e tradita. Mi ero fidata di quel ragazzo. Il litigio fra di loro era infuocato. Speravo che si battessero e si ammazzassero fra loro. Continuavo a domandare pietà e implorarli. Non mi badavano. Uno di loro mi si avvicinò come se gli dispiacesse per me. «Non ti preoccupare, piccola, non ti faremo male. Vedrai, ti piacerà». «Ok», sentii dire al ragazzo che mi aveva portato lì, «puoi farlo per primo». E l'altro ragazzo mi si avvicinò. Scattai in piedi e cercai di scappare, ma fui bloccata. Uno cercò di afferrarmi, ma nel farlo urtò contro un posacenere. «Stai attento», disse il ragazzo padrone di casa. «Mia madre mi uccide se faccio del casino qui dentro». Mi venne un'illuminazione. Afferrai un vaso e lo scaraventai contro una parete. Presi una lampada e qualcosa d'altro e contemporaneamente gridavo. «Può darsi che mi prendiate, ma prima metterò sottosopra la casa di tua madre». Il ragazzo che avrebbe dovuto farlo per primo balzò verso di me, ma mi mancò. Mi avvicinai al tavolo e scaraventai a terra una pianta. «Indietro! Indietro!» gridai. Il ragazzo padrone di casa afferrò il ragazzo che avrebbe dovuto farlo per primo. «Dai, cazzo, mia madre mi uccide!» «Indietro, indietro!» gridavo. «O butto questa lampada contro lo specchio!» C'era un grande specchio appeso dietro al divano. «Falli andare via o faccio a pezzi la casa!»
Tremavo e gridavo, ma ero terribilmente seria. Ero intenzionata a rovinare la casa di quel ragazzo al punto che nessuno l'avrebbe riconosciuta. Falli andare via! Disse avvicinandomi al tavolo. Dai, disse il ragazzo, andatevene tutti, a mia madre verrà un colpo. Stronza di una puttana, disse uno, saltiamole addosso, cazzo, non può fare poi co così con ta tanti danni. È la tua casa, disse un altro, dai, andiamo. Falli andar via, gridai con tutto il fiato che mi restava nei polmoni. Ok, disse uno, ti aspettiamo fuori, piccola. Lentamente, in quella che mi sembrò un'eternità, se ne andarono. Solo il ragazzo che mi aveva portato lì rimase, vedevo che stava cercando il modo di saltarmi addosso. Non ti avvicinare, meglio per te se rimani indietro. Non sapevo che fare. Mi stavano aspettando fuori, non potevo chiamare la polizia, perché la polizia mi stava cercando. Stai indietro, dissi al ragazzo che sembrava muoversi in modo da avvicinarsi a me. Ok, allontanati dalla porta. Avevo sempre la lampada e qualcos'altro in mano. Vai là in fondo, gli dissi, indicando il retro dell'appartamento, o distruggo questa casa. Quando indietreggiò, guardai dallo spioncino. Non c'era nessuno nel pianerottolo. Mi aspetteranno di sotto, pensai. Ok. Gridai, vai alla porta! Si avvicinò alla porta. Adesso esci nel corridoio e bussa alla porta di uno dei vicini e torna qui con un adulto. Cosa? Mi hai sentito, scemo? Muoviti! Non è stata un'idea mia. Non volevo, ho dovuto farlo. Non voglio ascoltare le tue cazzate. Porta fuori il tuo culo in quel corridoio, altrimenti metto questa casa così sotto sopra che tua madre non crederà nemmeno che è il suo appartamento. Per piacere, disse il ragazzo. Per piacere un cazzo, gridai. Se non vai là fuori e bussi a una delle porte, ti puoi scordare della casa di mamma. Uscii nel corridoio, sbattei la porta dietro di lui e controllai dallo spioncino che bussasse a una porta. Rispose una signora. Io aprii la porta e cominciai a pregarla di aiutarmi. La prego, signora, mi aiuti, mi vogliono violentare. Urlai, continuando a piangere. Avevo sempre la lampada in mano. La prego, mi porti fuori alla metropolitana o un taxi. Che cos'è successo, tesoro? Chiese. Hanno cercato di violentarmi, gridai. La signora guardò me e poi il ragazzo. Aspetta un minuto, tesoro, disse. Poi uscì insieme a suo marito. Non ti preoccupare, adesso non ti succederà più niente. Mi portarono giù e mi misero in un taxi. Pensai spesso a quei ragazzi dopo quella notte. Li odiavo, ma quello che non riuscivo a capire era perché loro odiassero me così tanto. Tutti dicevano che questo era un mondo cane mangia cane. C'erano tutti i tipi di gente al mondo e la maggior parte sembrava infelice. Ognuno era nel suo brodo e pochi sembravano interessati veramente di qualcun altro. Avevo letto quella commedia di Sartre che terminava con la conclusione che l'inferno sono le altre persone. E per un po' fui d'accordo. All'epoca, quando stavo crescendo, la guerra tra bande o le violenze di gruppo a una ragazza era una cosa abbastanza comune. Lo chiamavano pulling a train, tirare un treno. Non accadeva a un tipo particolare di ragazza, succedeva a qualunque ragazza che si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliato. I ragazzi ne parlavano come se fosse uno scherzo oppure un gioco, come se volessero solo avere del divertimento. Se una ragazza veniva sorpresa nella parte sbagliata del parco o nel territorio sbagliato, nella strada sbagliata, diventava un bersaglio. Era una cosa normale all'epoca per i ragazzi disprezzare le ragazze e imprecare contro di loro per la strada. Era normale per loro andare a letto con una ragazza e il giorno dopo parlarne come fossero cagne. Era normale per i ragazzi negare di essere i padri dei propri figli ed era normale per i ragazzi picchiare le ragazze e maltrattarle. E allora anche le ragazze cominciarono a indurirsi. Se il negro non ha i soldi, non voglio averci a che fare. Se il negro non ha l'auto, peggio per lui. Quanto più osservavo come si comportavano i ragazzi e le ragazze, quanto più leggevo e pensavo, tanto più mi convincevo che questo comportamento poteva essere ricondotto direttamente all'epoca delle piantagioni, quando gli schiavi venivano incoraggiati a riversare le miserie delle loro vite
gli uni contro gli altri, invece che contro il padrone. I padroni ci avevano insegnato che eravamo repellenti, che non eravamo esseri umani, non intelligenti, e molti di noi ci credevano. La gente nera diventava animali da allevamento, stalloni e giumente. Una donna nera era una bella preda per ognuno e in ogni momento, per il padrone o per l'ospite o qualunque bestia di razzista che la desiderasse. Il padrone le ordinava di avere 6 figli con questo stallone, 7 con quell'altro stallone, allo scopo di incrementare l'allevamento. Era considerata meno di una donna, era un incrocio tra una puttana e una bestia da soma. I neri assimilavano l'opinione dell'uomo bianco sulle donne nere e, per quanto ne so, molti di noi si comportano ancora oggi come se fossero nelle piantagioni con il padrone che tiene i fili. Dopo averla scampata bella in città, diventai più scettica nei confronti di chiunque. Stavo molto più attenta alle situazioni nelle quali mi cacciavo. Parlavo con gli uomini da toni, ma era sempre di più strettamente lavoro. Quanto più imparavo a conoscere la strada, tanto più mi indurivo. Un giorno, mentre stavo camminando per l'ottava strada, vidi una delle amiche di mia zia. Il suo nome era Abby o Abby, qualcosa del genere. Era grande quanto un autocarro. Voltai il capo sperando che non mi riconoscesse. Joy, Joy! Sentii che gridava. Continuai a camminare. Continuava a gridare. Continuai a camminare. Poi sentì che mi afferrava per il braccio. Ti conosco, disse. Sei Joe. Tua zia e tua madre sono spaventate a morte per te. Non capisco di cosa stia parlando, dissi. Il mio nome è Joyce e non la conosco, né lei né nessun altro di cui sta parlando. Smettila, Joe, disse. Non mi prendi in giro. Vieni con me mentre chiamo tua zia. Teneva il mio braccio in una morsa di acciaio. Pensai di fuggire, ma era troppo grande per scherzarci. Mi portò in un bar e mi disse di sedere al bancone mentre telefonava. Non appena incominciò a comporre il numero, schizzai verso la porta. Mi fu subito addosso, afferrandomi con la sua stretta d'acciaio. Non vai da nessuna parte fino a quando non arriva tua zia. Dopo mezz'ora, Evelyn era sul posto facendo domande a tutto spiano. Dove sei stata? Cosa hai fatto? Dove hai dormito? Come hai fatto per i soldi? Cosa hai mangiato? Mi chiedeva un milione di altre cose. Mentre mi faceva domande, Evelyn sembrava un avvocato che faceva il controinterrogatorio a un testimone. Nel giro di un'ora ero crollata e le avevo raccontato tutto. Mi chiese di portarla all'albergo dove stavo. Dopo che ebbi fatto le valigie, disse al ragazzo dietro il bancone: Sa che avete avuto una tredicenne alloggiata qui? Potrei denunciarvi per favoreggiamento alla delinquenza minorile. Il ragazzo mi guardava come se non ci potesse credere. Avrei voluto sprofondare sottoterra. Poi chiamò Tony e gli disse la stessa cosa. Morivo dall'imbarazzo, ma per un certo verso ero felice che fosse finita. Mi stavo stancando della vita di strada, ero stanca di essere adulta e volevo tornare ad essere nuovamente una bambina. L'attesa. Kamau ed io fummo assolti nel processo per la rapina in banca nel Southern District di New York il 28 gennaio 1973 e il giorno dopo fui riportata nel New Jersey. Quando arrivai al carcere di Morristown c'erano ad aspettarmi vari fotografi e giornalisti. Morristown assomigliava a una qualunque small town, piccola città degli USA. La prigione era un brutto edificio annesso al tribunale. C'erano delle altre donne in prigione e io ero tenuta lontana da loro. Le uniche, che vedevo erano quando mi portavano dentro o fuori dalla mia cella. Mi sembravano tutte bianche, anche se in seguito scoprii che una era nera. Le guardie erano tutte donne, vecchie come il cucco, e avevano lavorato nel carcere per un'eternità. C'era una televisione e una radio nella mia cella ed era passato così tanto tempo da quando avevo potuto vedere un telegiornale o ascoltare una stazione radio non disturbata che impazzii dalla gioia. Diventai anche una fanatica dell'uncinetto. La mia povera mamma fu la sfortunata destinataria delle mie prime creazioni. Da
da quell'ottima persona affezionata quale era, pensava che fossero genialità allo stato puro. Scoprimmo che c'erano pochi neri, se non addirittura nessuno, nella lista dei giurati per il nuovo processo. La notizia era deprimente. I giurati vengono selezionati dalle liste elettorali e visto che i candidati che concorrono alle elezioni raramente rappresentano gli interessi dei neri e dei poveri, i neri e i poveri non votano. Ma il fatto che non votino significa che non fanno parte delle giurie. La possibilità che ricevessimo qualcosa che somigliasse anche remotamente a un processo equo erano minime. Decidemmo di tentare di fare trasferire il processo alla Corte federale. Le possibilità che i federali accettassero il trasferimento erano minime, ma valeva la pena di tentare. Se il processo si fosse svolto nella Corte federale di Newark, avremmo avuto a qualche nero nella lista dei giurati. C'erano infiniti incontri legali congiunti, infinite sedute procedurali e infinite presenze in corte. La prima lettura della lista dei giurati della contea di Morris mi fece piombare in una depressione terribile. C'erano solo due o tre giurati neri in ogni lista e sembravano delle comparse di una telenovela. In effetti tutti i giurati sembravano evasi da una telenovela, si vestivano diversamente e avevano un atteggiamento completamente diverso dalla gente di New York. Morristown passava per una delle 10 contee più ricche dello Stato e guardando questa gente c'era da crederci. Mi ci vedevo proprio a tentare di spiegar loro cosa sopporta la gente nera povera nelle metropoli? Come potevano capire che qualcuno diventasse un rivoluzionario nero? Avevano così poco contro cui ribellarsi. Avevano comprato il sogno americano con annessi e connessi e sembravano ignorare che per la maggioranza della gente nera e del terzo mondo il sogno americano è l'incubo americano. Evelyn ed io avevamo appianato i nostri contrasti e lei aveva riassunto il caso. Lei, Ray Brown e Charles McKinney, l'avvocato di Sundiata, lavoravano sodo all'istanza di trasferimento del processo alla Corte federale, ma dopo una sola udienza il giudice federale rimandò il processo alla Corte statale. Non ascoltò nemmeno le nostre motivazioni. Così eravamo nuovamente al punto di partenza, scegliere i giurati nella contea di Morris. La scelta dei giurati proseguiva monotonamente. Sundiata ed io ci impedivamo a vicenda di addormentarci o di avere esaurimenti nervosi, ridendo e parlando. Anche solo vedere Sundiata ogni giorno mi era di grande conforto. Ci inventavamo tutti i tipi di giochetti e scherzi, specialmente indovinare le risposte dei giurati che avrebbero dato alle domande del giudice durante il processo. Eravamo diventati molto bravi a indovinare. Riuscivamo a osservare una persona e stabilire con una certa sicurezza ciò che avrebbe detto. Alcuni ci fissavano con odio mentre aspettavano di essere chiamati, come se fossero ansiosi di esprimere la loro convinzione che eravamo colpevoli. Erano così certi di sapere esattamente cosa fosse successo. Recitavano dettagli su dettagli dai giornali e dalle TV. Dove vi nascondevate quella sera sull'autostrada? Volevo gridar loro, non vi ho visti. Altri ci lanciavano falsi sorrisi, sperando che avremmo pensato che simpatizzavano per noi e li avremmo lasciati nella giuria. Non c'era alcuna razzista nella corte. Nessuno di loro disse di avere pregiudizi contro la gente nera. Ha degli amici neri? Chiedeva il giudice. Certo. Ma alla domanda se avessero mai invitato una persona nera nelle loro case o se fossero stati a casa di una persona nera, la risposta era invariabilmente no. In un'udienza, il giudice chiese ad ognuno se avesse mai chiamato negro una persona nera. Dissero tutti di no, salvo una donna che disse: Beh, quando ero piccola eravamo soliti dire hini, mini, mini, mo, catch a nigger by the toe. Prendi un negro per le dita dei piedi. In seguito molti di loro dissero la stessa cosa. A volte le loro risposte erano così false che da sembrare una barzelletta, solo che erano barzellette su di noi. Un giorno un uomo, interrogato dal giudice, riferì ciò che aveva letto sui giornali
A proposito del nostro caso e ciò che aveva sentito alla radio e alla TV, tentò di fare apparire come se avesse sentito per caso le notizie e che non aveva veramente seguito il caso o fatto molta attenzione. In seguito negò di essere stato influenzato. Ha mai letto il libro Target Blu, Bersaglio Blu? Solo un paio di giorni prima la difesa aveva chiesto che la domanda fosse inserita nell'esame preliminare del testimone per determinare la sua competenza. Robert Daly, che era il responsabile per le relazioni pubbliche e la propaganda del Dipartimento di Polizia Urbana di New York, aveva scritto il libro Target Blue. Un estratto del libro era stato pubblicato per coincidenza nella rivista New York, quasi nello stesso giorno in cui doveva incominciare il processo. Uno o due capitoli erano sul Black Liberation Army. Il libro era un misto di sensazionalismo, accuse infondate e bugie sfacciate. I pochi fatti contenuti in quei due capitoli erano stati distorti fino all'inverosimile. Io ero menzionata con il mio nome. Daly insinuava che fossi responsabile della morte di numerosi poliziotti. Mi chiamava l'anima del Black Liberation Army, la chioccia che li fa lottare e li fa muovere. Secondo il libro, avevo anche rapinato varie banche e fatto esplodere un'auto della polizia con una bomba a mano durante un inseguimento. Ha mai letto il libro Target Blue? Chiese il giudice. Sì. Immediatamente il collegio difensivo presentò richieste al giudice perché facesse ulteriori domande. Quando ha letto questo libro? In verità lo sto leggendo adesso. Non solo stava leggendo il libro, ma l'aveva con sé nella sala dei giurati. Anche se il collegio difensivo chiese un'inchiesta, il giudice rifiutò. Era ovvio che quell'uomo aveva portato il libro per mostrarlo agli altri giurati e che ne avevano discusso. Dopo numerosi interventi dei nostri avvocati, il giudice acconsentì a dimettere quel giurato e gli altri che gli erano stati vicini. Un giorno mi informarono che il partito fascista stava manifestando fuori dal tribunale, marciando su e giù con le svastiche, le uniformi brune e gli elmetti. Avevano cartelli su cui era scritto: Potere bianco, salvate la nostra polizia, pena di morte. Su altri cartelli contenevano frasi razziste. Girava la voce che una croce fosse stata bruciata davanti alla casa di uno dei nostri sostenitori. Alla fine della giornata c'era mancato poco che scoppiassero degli scontri tra i nazisti e alcuni dei pochi residenti neri di Morristown. Molti non lo sanno, ma nel New Jersey ci sono più razzisti e gente del Ku Klux Klan di quanto si immagini. Alcuni dei miei amici lo chiamano Sud Settentrionale. Lou Myers, che in seguito è stato uno dei miei avvocati in questo processo, viene dal Mississippi. Un giorno, molto seriamente, mi disse che avrebbe preferito affrontare un processo nel Mississippi piuttosto che nel New Jersey. Non riusciva a capire. Diventavo ogni giorno più debole. Le mie energie sembravano esaurite. Volevo solo dormire. Mi rimproveravo di voler sfuggire alla realtà invece di affrontarla. Avevo visto donne in prigione che passavano tutto il loro tempo dormendo. Temevo che mi stesse accadendo lo stesso. Ero spesso depressa e reagivo a tutto in modo esagerato. I miei nervi erano a terra. Ogni minima cosa mi feriva. Quello che facevo tutto il giorno, quando non c'era udienza, era dormire, mangiare, guardare la televisione e ascoltare la radio. Mangiavo come se il cibo dovesse scomparire. Anche questo mi convinceva che i miei nervi non andassero. Ho visto gente in prigione ingrassare di 10, 15, 20, 25 kg perché mangiavano per la rabbia o per la noia. Si arriva al punto in cui l'unica cosa che ci si aspetta è il pranzo. E questo è già in sé deprimente, perché chiunque sia stato in prigione sa quanto il cibo sia terribile. Eppure mi ingozzavo con quella robaccia come se fosse la miglior cucina casalinga della mamma. È stato solo quando un giorno mi sono seduta per fare i miei esercizi che ho sospettato veramente che cosa potesse essere. Non riuscivo nemmeno a fare 10 flessioni.
Ogni cosa coincideva. Non osavo sperarci, ma allo stesso tempo lo sapevo. Com'era vero che sapeva il mio nome, capii di essere incinta. Ma che cosa avrei fatto? Sapevo che dovevo vedere un dottore, ma cosa gli avrei detto? Ero in prigione da 8 mesi. Sarebbe stato veramente strano dirgli: sai, credo di essere incinta. Volevo avere la certezza di un sì o di un no, ma se non fossi stata incinta non volevo che il dottore sapesse i fatti miei, perché se lo ero, era solo una questione di tempo prima che tutto il mondo lo sapesse. La prima cosa che feci il mattino dopo fu di vedere il medico della prigione. Gli spiegai i sintomi, aggiungendo indizio dopo indizio. Mi disse che non c'era nulla di cui preoccuparsi, che ero solo costipata. Con il passare del tempo diventava sempre più duro alzarmi al mattino. Quando venivano le guardiane a svegliarmi per la corte, mi girava e continuavo a dormire. Facevano di tutto per farmi uscire dal letto. Mi chiamavano, mi minacciavano, martellavano sulle sbarre, qualsiasi altra cosa venisse loro in mente. Non entrate nella mia cella, gridavo loro, sentendomi cattiva come un diavolo. Provate solo a entrare e a mettermi le mani addosso e vi stacco la testa dal collo. Credo che sapessero che parlavo seriamente perché si tenevano a distanza fino a quando non mi svegliavo. Non mi importava di cosa pensassero o dicessero, purché non mi mettessero le mani addosso. Volevo che mi lasciassero in pace. Volevo solo dormire.